piazza, capito? Ma di che stai iniziando a giocare? Basta. Buongiorno a tutti, buon 25 aprile a tutti voi che siete intervenuti. Iniziamo oggi questa manifestazione che festeggia i 79 anni della liberazione nazifascista dell'Italia. Inizieremo qui con la deposizione di una corona d'alloro alla lapide dei partigiani, poi proseguiremo al monumento ai caduti del mare di Cala Fontanelle e poi ci sposteremo in piazza Vittorio Emanuele. Quindi iniziamo questa celebrazione con la deposizione della prima corona d'alloro. Personale a posto, corona a posto. Sta qua, dove sta? A posto, tutti attenti. Onore ai caduti. Riposo! Care concittadine e cari concittadini, la sezione ANPI di Monopoli ringrazia l'amministrazione comunale per l'invito e la possibilità di intervenire alle celebrazioni per la festa della liberazione dal nazifascismo. Questo giorno assume per il popolo italiano un significato profondamente simbolico, perché ricorda a tutti il coraggio e la determinazione di rispondere all'oppressione nazifascista. È la data che richiama alla mente il sacrificio di coloro che hanno dato la propria vita per la causa della libertà, l'impegno inestimabile di coloro che hanno combattuto per la vittoria dei valori democratici.
è la data nella quale nasce l'Italia, libera e democratica, e che, ricordando le parole del presidente Sergio Mattarella, è fondata sulla Costituzione, figlia della lotta antifascista. L'antifascismo e la lotta partigiana però non sono solo un movimento storico del passato, ma una lezione attuale che dobbiamo custodire e trasmettere alle generazioni future. Questo è un impegno da prendere adesso, ora. Ora che quasi tutti i testimoni diretti della resistenza stanno scomparendo, ora che i rigurgiti fascisti e razzisti si moltiplicano, ora che il virus del nazionalismo serpeggia per l'Europa e genera gruppi ispirati al ventennio e al nazismo, ora che basta intonare il canto di libertà Bella Ciao per scatenare polemiche politiche. Un canto divisivo, dicono. In questo contesto storico, dunque, trova una risposta la domanda che sempre più spesso ci viene posta. Perché continuiamo a chiamarci partigiani? Cosa significa oggi essere antifascisti? Essere partigiani oggi significa impegno, dedizione, cuore, ma soprattutto difesa della Costituzione e della sua eredità, con gli strumenti democratici che ci sono stati forniti. La memoria corta è un lusso che non possiamo più permetterci. Per questo dobbiamo tenere a mente che la libertà che oggi festeggiamo ci deve ricordare i doveri a cui siamo chiamati, doveri senza l'adempimento dei quali questa stessa libertà non esiste più, o quantomeno verrebbe drammaticamente svuotata del suo significato concreto. E questi doveri sono la difesa delle minoranze etniche, religiose, di pensiero, e soprattutto la ricerca instancabile della pace. L'ANPI è impegnata nella costante richiesta di cessate il fuoco in tutti i territori nei quali muoiono innocenti, nel riconoscimento dello Stato di Palestina, in Ucraina e in tutte le guerre dimenticate. Il nostro appello per questo 25 aprile è: cessate il fuoco, ovunque. La ricerca della pace è un impegno costante. La ricerca della pace è un impegno costante, una lotta quotidiana per difendere i diritti umani, la giustizia sociale e la dignità di ogni individuo. Vuol dire guardare i conflitti e le guerre non dalla parte di chi le combatte, ma dalla parte dei popoli inermi che la subiscono, perché sono loro l'unica certezza di ogni conflitto. Dobbiamo adoperarci per la protezione dei civili, senza distinzione di nazionalità, residenza o religione, e degli ospedali. Deve essere il primo obiettivo di un'azione diplomatica della comunità internazionale e delle forze della società civile. Davanti agli orrori della guerra, l'opinione pubblica internazionale in Europa si è polarizzata, con il ritorno di gravissimi episodi di antisemitismo e islamofobia, riportandoci alla retorica dello scontro di civiltà. Questa logica binaria, da una parte o dall'altra, è la trappola a cui è necessario sottrarsi. Oggi più che mai in Europa assistiamo a tentativi di riabilitare il regime fascista e di diffondere ideologie che ne condividono i principi. In Italia, un governo di destra, spostato sempre più a destra, non esita a mostrare la propria simpatia per il passato oscuro della nostra nazione e rappresenta una minaccia concreta per la democrazia e l'unità. I segnali ci sono tutti. L'utilizzo della forza contro manifestazioni di studenti che chiedono il cessate il fuoco, le intimidazioni gravissime per chi inneggia l'Italia antifascista, le riforme costituzionali come l'autonomia differenziata e il premierato che spaccano l'Italia e svuotano di significato il voto, il Parlamento e la figura di garanzia del Presidente della Repubblica. E anche nella nostra monopoli si stanno formando gruppi che non esitano a ricordare con nostalgia gerarchi fascisti e a diffondere materiali legati alla simbologia del passato. Siamo allarmati da tutto questo ed è nostro dovere segnalare e contrastare gli abusi dei quali la Costituzione rischia di essere vittima. L'Italia, terra di resistenza e di sacrificio, non può permettere che i valori per cui i nostri partigiani hanno combattuto, culminati proprio il 25 aprile del 1945, vengano traditi e calpestati. Dobbiamo opporci con tutte le nostre forze a ogni tentativo di erigere muri tra noi e di soffocare le voci del dissenso e di riscrivere la storia. La resistenza è il simbolo di un'Italia unita da sud a nord. Moltissimi sono stati i partigiani che dalle nostre terre del sud si sono mossi con slancio fraterno per aiutare la resistenza del nord, dove la presenza di fascisti e nazisti era predominante. Su questo spirito di fratellanza si costruiscono le nazioni, non chiudendosi in recinti sempre più piccoli.
Noi italiani siamo figli della nostra storia, della nostra cultura, e ribadisco con forza che la nostra storia e la nostra cultura sono e restano antifasciste, perché si fondano sulla libertà. Sui manifesti in giro per la città si legge che la libertà è come l'aria, giusto, giustissimo. Ma vorrei aggiungere che questa è una frase tratta da uno dei discorsi più noti e più belli che siano mai stati fatti sul valore della Costituzione, pronunciato il 26 gennaio 1955 a Milano da Piero Calamandrei, membro dell'Assemblea Costituente. Quella frase, nella sua interezza, recita così: la libertà è come l'aria, ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare, quando si sente quel senso di asfissia che gli uomini della mia generazione hanno sentito per 20 anni e che io auguro a voi giovani di non sentire mai. Il 25 aprile festeggiamo la libertà riconquistata. Il 25 aprile è il giorno in cui ricordiamo che le nostre radici sono radici partigiane. Buon 25 aprile. Andiamo? Voglio vedere le luci che non battono le mani. Come va? Thank you.
Thank you.
so se stanno in fondo e se hanno girato di là. Scusate, ma non c'è la barca? Con una differenza. E ha un po' c'è un bel buco, non è un po' c'è un bel buco, è un bel buco. La bandiera generale è quella, dai, è quella.
ucciso. No, stanno lasciando i buchi in mezzo. Stanno lasciando cosa passare, penso. No, non ciascuno. Hai voglia?
tutti, riposo. Infatti non mi posso.
scappando vanno. Si vanno di quella, c'è cioè, da prendere. Dei giorni di riposo. Attenti a quello, eh? Thank you.
Thank you.
Buongiorno a tutti, benvenuti alle celebrazioni del 25 aprile 2024. Ora procediamo con la deposizione di una corona d'alloro a monumento ai caduti di Piazza Vittorio Emanuele, dedicata ai caduti di tutte le guerre. E ora procediamo con l'alza bandiera. Thank you.
Ora frate Fabrizio Montrone darà lettura della preghiera della patria. Dio onnipotente ed eterno, qui danno gloria il cielo, la terra e il mare. Ascolta la nostra preghiera. Giurando fedeltà alla bandiera, abbiamo promesso amore e servizio alla patria, nel ricordo del sacrificio di chi è caduto, perché noi vivessimo in un mondo più libero e più giusto. Donaci, o Signore, la forza di custodire e di difendere il bene prezioso della pace e in comunione di spirito con tutti coloro che lavorano e soffrono, donaci la gioia di dare il nostro contributo per la serenità delle nostre case, per la prosperità della nostra terra, per il bene dell'Italia. Amen. La parola in rappresentanza dell'amministrazione comunale al presidente del consiglio comunale Aldo Zazzera. Buongiorno a tutti, benvenuti. Un saluto di grande cordialità alle autorità presenti. A vario titolo, non da meno alle associazioni che oggi vedo numerose e ringrazio vivamente, a tutti i cittadini che hanno voluto testimoniare con la loro presenza una giornata particolare ed essenziale della nostra vita, della nostra Repubblica, soprattutto verso una direzione che è stata quella della libertà. Sono passati 79 anni dal giorno della liberazione, quel lontano 25 aprile 1945. E in molti ogni anno si chiedono se abbia ancora senso festeggiare. La mia risposta, come quella di tanti altri italiani, è assolutamente sì. Perché il 25 aprile rappresenta il momento fondativo della nostra democrazia, il giorno in cui abbiamo deciso che alla base della Repubblica italiana dovesse esserci la libertà e che il futuro della nostra patria potesse essere costruito sulle ceneri del nazifascismo. Festeggiare il 25 aprile significa celebrare i valori che troppo spesso diamo per scontati, come la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica e delle comunità, il benessere delle persone e la loro piena realizzazione in una società egualitaria, indipendentemente da opinioni politiche, di religione o provenienza. Perché sempre quel mercoledì di aprile del 1945, un giorno feriale, come tanti altri, oggi saremmo forse ancora dei sudditi. In questo 25 aprile 2024, il giorno in cui festeggiamo il compleanno della nostra democrazia, facciamo un regalo a tutti noi. Usciamo di casa per incontrarci in piazza e celebrare la nostra amata e mai scontata libertà. Viva l'Italia e viva Monopoli! Grazie a tutti per essere intervenuti. Adesso il gonfalone raggiunge la casa comunale. Viva il 25 aprile, viva l'Italia! Grazie.
Ecco, ecco.